17ª edizione della rievocazione del mercato della centuriazione romana. È un'occasione importante per Villadose, che si mantiene inalterata da ben 17 anni, una tradizione che ha coltivato nel territorio una serie di vicinanze anche delle associazioni, a partire dal gruppo archeologico villadosano, che ha contribuito anche alla indagine territoriale per il reperimento nella centuria di Villadose proprio di quegli elementi che sono caratteristici dei ritrovamenti archeologici. Accanto a questo gruppo di indagine sperimentale, realtà meravigliose che si sono formate nel tempo, la Legio Prima Italica, il gruppo Danze Antiche, che stanno vivendo un momento particolarmente pregiato anche nel mondo nazionale e internazionale proprio legato alla romanità. Sono espressioni di un territorio estremamente vivace che continua a mantenere, rispetto a questa iniziativa di rievocazione, un'attenzione particolare. Quest'anno è l'anno di un nuovo progetto che, grazie alla collaborazione con Turismo e Cultura, sta creando i presupposti proprio per un rinnovamento intrinseco che possa continuare a cullare quel sogno di didattica che dovrebbe esserci dietro una manifestazione di rievocazione. La manifestazione del 2 settembre è una manifestazione importante che si concretizzerà in una vicinanza ai villadosani, ma non solo ai villadosani, a tutte le persone che si avvicinano con passione a questo mondo fantastico che è il mondo della rievocazione dei romani. La spettacolarizzazione degli eventi culturali oggi è il modo per renderli popolari, adeguandoli al colorito linguaggio dell'immagine che favorisce la comunicazione e presentandoli con elaborate scenografie capaci di coinvolgere emotivamente. Se la storia che studiamo nei libri scolastici è un susseguirsi di guerre e atrocità, con le rappresentazioni noi consacriamo invece i valori reali delle epoche di riferimento, autentico retaggio culturale, ma soprattutto patrimonio genetico costitutivo della nostra identità. Il mercato della centuriazione romana è per Villadose davvero una risorsa importante e segna la sua storia. Ormai da 17 anni celebriamo qui e ricordiamo cosa è stato il nostro terreno, cosa è stata la nostra storia nei secoli. Credo che non tutti si possono vantare di avere una manifestazione di questo genere, non tutti si possono vantare di avere dei ricordi così forti, delle associazioni così importanti che lavorano unite nel territorio per ricordare cos'era Villadose un tempo. Anche quest'anno il mercato della centuriazione romana, dopo 17 anni, viene riproposto e viene riproposto con una luce particolare, una sottolineatura particolare su quello che è l'aspetto culturale. Grazie all'aiuto di Turismo e Cultura, il gruppo del CEDI e di tutte le associazioni coinvolte, tra cui il GAV, la Legge Prima Italica, Danze Antiche, Antropologia Sociale, riusciamo a ricreare qualcosa in questo luogo davvero di unico per tutto il territorio nazionale addirittura. Quest'anno l'accento viene posto, come dicevo prima, sull'aspetto culturale, quindi forse un po' meno mercato rispetto agli anni precedenti, ma molto più storia e cultura. Abbiamo bancarelle di artigiani locali e non che ci spiegheranno quali erano le tradizioni di un tempo. Abbiamo spettacoli stupendi di ballerine che, vestite con i vestiti dell'epoca, allieteranno queste giornate. Battaglie, piccole rievocazioni su quelli che erano le caratteristiche dei legionari, quelli che erano le loro attività e un sacco di altre cose sempre incentrate sul ricordo di come eravamo e sull'orgoglio che siamo tutt'oggi. Le attività culturali di contorno a questa manifestazione sono il fulcro, diciamo, la ragione d'essere di tutto quello che stiamo facendo qui a Villadose. Ricordo che il mercato della centuriazione è nato all'intorno della mostra, anzi diciamo del museo che abbiamo qui all'interno del municipio già da molti anni e attira anche molte persone. Qui in questo museo abbiamo raccolto i reperti di superficie che abbiamo, che derivano dalla nostra attività di ricerca archeologica che perdura da 20 anni, ecco, quindi è un punto di riferimento molto importante che sarà ovviamente aperto durante questo importante e importante giorno. Altre manifestazioni culturali collaterali alla manifestazione sono il convegno che teniamo comunque tutti gli anni sempre, un convegno sempre incentrato sull'archeologia del Polesine.
Quest'anno poi avremo anche una mostra fotografica sempre all'interno della sede del municipio per mostrare, ecco, gli scatti più belli, le immagini più belle relative ai due nostri gruppi culturali, il gruppo Danze Antiche e il gruppo di antropologia sociale. È una mostra molto interessante con degli scatti veramente, diciamo, non solo belli dal punto di vista estetico, ma anche emozionanti. Quest'anno la 17ª edizione del Mercato della Centuriazione Romana vuole anche aprire un progetto ambizioso fatto proprio dall'amministrazione comunale. La nostra idea è quella di fare di Villadose un vero museo a cielo aperto, e quindi con scavi, con possibilità di visionare i percorsi che una volta tracciavano i cardi e i decumani e tutto quello che appunto riguarda l'archeologia. Questo prestigioso progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione del GAV e del CEDI, e speriamo che nell'arco di qualche anno riusciamo a renderlo concreto.